Michele Messina, con l'imbattibilità acquisita, adesso ci si può concentrare e meglio sulla Gol Scudetto. Beh, sicuramente uno degli obiettivi era mantenere l'imbattibilità perché è un grande traguardo, è un gran risultato per noi. Adesso sì, ci concentriamo sulla pole scudetto e vediamo come Che occasione può essere soprattutto per voi giovani questo pool scudetto? va. Sicuramente è un'opportunità per scontrarsi con le squadre più forti di questo campionato della Serie D e di tutta Italia, perché appunto sono le vincenti e noi possiamo dimostrare di essere più forti ancora degli altri. Diciamo che i numeri dicono Parma, nel senso che insomma c'è stata una grande prova, una grande dimostrazione di forza continua durante l'anno da parte della squadra. Ma intendi sulla partita? Intendo nel senso, in vista della presentazione, insomma, della partecipazione a questo evento, insomma, i numeri sembrano dalla parte del Parma in qualche modo, Beh, finalmente di regolarità. delle volte i numeri contano, altre volte un po' meno. Noi abbiamo visto anche durante il campionato squadre che ci hanno messo in difficoltà nonostante si fossero trovate nella zona bassa della classifica. Perciò noi non temiamo nessuno, però abbiamo rispetto di tutti e cercheremo di fare del nostro meglio. Ecco Michele, c'è stato un momento durante il campionato in cui dietro, diciamo, ti mettono un po' di fiato sul collo. Lì, cosa è successo? Ha fatto la squadra anche a trovare l'energia per ristabilire le giuste distanze? Ma sicuramente nel corso dell'annata c'è bisogno di un po' di competizione all'interno della squadra ed è giusto così, e anzi io sono convinto che questa serva appunto a far sì che un giocatore venga fuori o comunque spinga di più in modo tale da conquistarsi il posto. Tu come giudichi la tua stagione a livello personale? Hai fatto anche gol, non è poco. Sì, no, io sono davvero contento di quello che ho fatto in questa stagione e niente, sono contento, non ho nient'altro da dire. La conferma potrebbe essere meritata, laddove abbiamo provato ci Ma speri. io ci spero vivamente, però ovviamente La percentuale è mia, se ti rinnovano. devono esserci le intenzioni da parte della società e poi bisognerà parlare con l'Atalanta. Non so se...